porta la tua attività sulla più grande web TV della provincia di Pavia. 500.000 di persone hanno guardato Jab TV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart TV a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot@jabtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. I cani non possono entrare nel supermercato se non provvisti di museruola, ma, secondo alcune indagini fatte nelle ultime settimane, molte persone trasgrediscono questa regola. Tu cosa ne pensi? È giusto o sbagliato che i cani comunque non possono entrare nei centri commerciali, non nell'area degli alimentari, ma nelle gallerie commerciali senza museruola? Allora, io personalmente trasgredisco, nel senso che anch'io non metto la museruola, perché il mio cane so perfettamente che non aggredisce e soprattutto con gli altri cani va d'accordo, quindi non ne trovo il motivo, mentre per quei cani che di solito sono magari più aggressivi, allora in quel caso penso che sia necessario, ma per la tutela anche degli altri cani e delle altre persone, quindi sta un po', diciamo, nell'etica del padrone a scegliere se è bene e quindi mettere la museruola oppure è meglio non metterla, insomma. Pensi che si possa fare questo tipo di ragionamento a monte, prima che avvenga magari un'eventuale aggressione? Sta appunto nel proprietario, secondo me, conoscendo il proprio cane, sapere se è bene metterla oppure no. Quindi immagino che per te sia anche sbagliato multare le persone che trasgrediscono questa regola. Se non è necessario, sì, nel senso che se il mio cane non fa niente e io non gliela metto, perché devo essere multata? Quindi sì, in questo caso sì. Cane al centro commerciale o al parco, secondo te? Molto meglio al parco, chiaramente. Però è giusto anche comunque portare i nostri amici a quattro zampe a fare magari un giro di shopping, può essere, senza tenerli fuori troppe ore, chiaramente, perché il loro habitat è meglio ovviamente nel parco, però perché no? Sono cani grossi, sì, ma se sono cagnolini non fanno niente. Io ne ho avuto uno che era meraviglioso, guarda, meraviglioso. Quindi secondo lei è giusto punire le persone che trasgrediscono questa regola? Non punire, io dico solamente una cosa, quando sono grossi è giusto mettere la museruola perché sono pericolosi, secondo come prende il cane un po', però un cagnolino piccolo non può fare mai del male. Quindi fa questa distinzione di taglia, diciamo. Di taglia, sicuramente, guarda, io ho avuto un cagnolino che l'ho adorato. Lei lo portava spesso al supermercato? Mai. Questo no. Perché c'è questa abitudine a portare i propri cani al centro commerciale e ci stiamo chiedendo come mai molte persone preferiscono il centro commerciale piuttosto che un parco. Vabbè, ma un cagnolino, secondo me, anche se entra dentro un centro commerciale, non è infastidito magari? No, se sono grossi sì, sono sincera, però piccolini sono un amore. Dipende anche da cane a cane, che non so, porta dei cani pericolosi, un cagnolino è sempre grazioso a vederlo, no? Quindi fa una distinzione di taglia. Che non abbaia, che non dia fastidio appunto alle persone, anche non faccia la cacca nel supermercato, soprattutto per l'igiene. Poi altri problemi non ce ne sono, anche un cane ha bisogno di essere rispettato. Quindi lei trova sbagliato multare chi entra al centro commerciale senza mettere la museruola al cane? Beh, mi sembra anche ovvio, perché il cane anche lui ha la voglia di abbaiare, quindi insomma più di un cane può diventare un casino, già uno è un casino, più di un cane che abbaia in un supermercato è veramente un casino totale e generale, mi sembra più che loro. A livello igienico invece lei trova che sia sbagliato che nei centri commerciali, anche se non nei reparti alimentari perché lì non possono andare, ma nelle gallerie commerciali girino dei cani, dove magari luoghi dove girano magari anche tanti bambini, eccetera? Ma penso che a livello igienico non c'è nessun problema, cioè, ripeto, non è che il cane tocchi qualcosa con le zampe o con le mani, quindi non vedo quale possa essere il pericolo. Secondo me non esiste proprio nessun pericolo, e poi benvenga anche la carezza del bambino a cane e che il cane sia accarezzato anche da un bambino, visto che le carezze ormai non si usano più, che almeno mettono in vita quello dei bambini con il cagnolino.